Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Benvenuti a questa edizione del nostro notiziario in questo mercoledì 7 agosto. Il commissario del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Giuseppe Rossi, ha inviato al ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, alcune relazioni sulle attività svolte dall'ente nel periodo che va da giugno 2007 a luglio 2013, cioè da quando l'attuale commissario ne ha assunto la responsabilità e la rappresentanza. Niente più condizionatori d'aria sistemati all'esterno dei palazzi storici o nelle aree di pregio, niente ombrelloni o tende multicolori né palazzi dai colori differenti. Arrivano a Pescara le regole inderogabili, cioè che non ammettono sostanzialmente eccezioni, per effettuare opere di manutenzione o per installare elementi di arredo urbano sul territorio cittadino a tutela e salvaguardia dell'ambiente, scrive in una nota il Comune, e soprattutto del patrimonio cittadino, specie nei luoghi identitari della città, come il centro storico o anche l'area circostante la riserva naturale d'Annunziana, dunque aree di particolare pregio architettonico e paesaggistico. Continua a lavorare a pieno ritmo il centro operativo sociale del Comune di Pescara che nella giornata di ieri ha effettuato il trasporto in ospedale per prestazioni ambulatoriali di anziani ospiti della casa di riposo ex INPDAP della Pineta e ha ricevuto soprattutto prenotazioni di accompagnamento anche per la giornata di oggi. Dialogo con i senza tetto che, a fronte della chiusura notturna dei locali della stazione di Pescara, stanno sinora rifiutando qualsiasi sistemazione alternativa in strutture di ricovero o alberghi. C'è la volontà di convincere anche quegli utenti a farsi aiutare dal Comune e dalle associazioni che ogni giorno lavorano con loro, non solo la comunità di Sant'Egidio, ma anche On the Road, che gestisce l'Help Center, la Caritas e la Croce Rossa. Lo precisa l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara, Guido Cerolini. Ed è stata rinviata ad oggi la consegna dei risultati che riguardano i campionamenti eseguiti nel pomeriggio di domenica dagli uomini della Capitaneria di Porto nel tratto di mare che si trova davanti al confine tra Pescara e Francavilla al Mare, in seguito all'improvviso ed inatteso sversamento di liquami di probabile origine fognaria provenienti dalla foce del Fosso Pretaro. Rinvio dunque di 24 ore anche per l'adozione di eventuali provvedimenti di interdizione della balneazione, bagno che comunque resta sconsigliato ancora al momento, visto che appunto non ci sono questi risultati. Esprimo grande preoccupazione in merito alla presunta decisione della Regione Abruzzo di autorizzare all'interno dell'aeroporto di Pescara anche la presenza e l'attività di tassisti non appartenenti ai comuni di competenza aeroportuale Pescara e San Giovanni Teatino. Così l'assessore alla mobilità del comune di Pescara, Berardino Fiorilli, interviene sul decreto che il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, starebbe per firmare, secondo voci non confermate, per consentire l'ingresso in aeroporto anche di tassisti da fuori Pescara.
Parcheggi sulla strada parco aperti anche oggi, ad eccezione del tratto compreso tra via Leopoldo Muzzi e via del Milite Ignoto, per consentire lo svolgimento della sagra della parrocchia di Sant'Antonio, tratto che resterà interdetto alle auto sino al prossimo 13 agosto. Per la sosta si pagherà sempre 2,50 euro per l'intera giornata dalle 8 alle 21 e per 7 giorni si potrà lasciare l'auto in sosta anche nel tratto compreso tra via Milite Ignoto sino al confine con Montesilvano. Stop alle auto oggi dalle 11 alle 18 lungo la Golena Nord nel tratto compreso tra la rotatoria Paolucci sino all'incrocio con via Gran Sasso a Pescara. Il provvedimento sarà necessario per consentire i lavori di completamento delle piste, della pista ciclabile appaltati dalla provincia di Pescara sul lato sud della carreggiata stradale, lavori ormai giunti alle ultime battute. E il progetto della Grande Pescara torna in rampa di lancio. La proposta di legge che chiede di riunire in un'unica grande area metropolitana i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore giace da 2 anni nei cassetti della Regione. I promotori, Carlo Costantini, Nazario Pagano, Riccardo Chiavaroli, Lorenzo Sospiri e Camillo Sulpizio, chiedono che sia data ai cittadini la possibilità di decidere attraverso un referendum consultivo. Sul tema c'è stato un incontro con Nazario Pagano e i sindaci dei comuni interessati. Sì da Di Mattia, il sindaco di Montesilvano, no invece dai sindaci di Spoltore, dal sindaco di Spoltore di Lorito e contrario anche il sindaco di Pescara, Mascia. Sarà oggi la sonorità brasiliana di Vinicius de Moraes a incantare la platea nella sesta serata di spettacolo allo Stadio del Mare di Pescara sulla spiaggia di Piazza Primo Maggio. La musica, la poesia, le parole, i testi e l'atmosfera in arrivo dall'altra parte del mondo avvolgeranno il pubblico in un crescendo di emozioni e il concerto spettacolo sarà rigorosamente gratuito. Lo ha annunciato l'assessore al turismo e ai grandi eventi del comune di Pescara, Maria Grazia Palusci. La musica classica sbarca per il secondo anno consecutivo all'Aurum con la 18ª edizione di Musicarte nel Parco 2013. La rassegna promossa dal maestro Maria Gabriella Castiglione, diventata maggiorenne. E ancora una volta la rassegna ha ricevuto la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica. L'annuncio è arrivato dall'assessore alla cultura del Comune di Pescara, Giovanna Porcaro. La rassegna partirà mercoledì 14 agosto per concludersi martedì 10 settembre. Tutti i concerti si svolgeranno alle 21.15. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sole e caldo con temperature da 32 a 39 gradi e mezzo e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.